Cambiamo argomento. Allora, andiamo un po' più avanti con gli argomenti. Dunque, di roba sulla capacità, in queste ore che sto di ripasso è una fatta diversa. Sicuramente però invece ho parlato poco di induttanza. Allora, un esercizio sull'induttanza può essere questo. Qui ho una bobina, ho un'intensità uguale a 9 più 3T ampere. Quant'è la differenza di potenziale? Beh, la differenza di potenziale è un termine giusto, diciamo, la tensione, comunque in pratica si comporta come una differenza, come potenziale, insomma, sì. In pratica si comporta così. Allora, noi sappiamo che questa è uguale a meno L di I su di T. Per cui ovviamente se non vi do questo parametro, il parametro di autoinduttanza non si va lontano. Quindi diciamo che questo L vale 3 mA. E allora la derivata rispetto al tempo è questa, quindi abbiamo che la nostra tensione è uguale a 3 per 3 per 10 alla meno 3. Sono R. Per una derivata sarebbe ampere al secondo praticamente, e evidentemente gli R per gli ampere al secondo fanno i volt, sono le magie del sistema internazionale. Quindi questo è circa 10 alla meno 2 volt, non un granché, vabbè, si vede che questa induttanza non è un'enormità. Uno potrebbe girare la domanda, allora. Ho questa bobina di autoinduttanza, qui c'è una differenza di potenziale di 3 volt che posso dire sulla corrente che sta scorrendo qua dentro. Bene, io posso dire ovviamente che la corrente che sta scorrendo qua dentro sarà di tipo una certa costante che non so, che corrisponde a questo 9 praticamente, più, facciamo ovviamente, dobbiamo dare un valore all'induttanza, facciamo che sono 0,3 R. 300 mA stavolta, e quindi sarà 0,3 per, scusatemi, questa volevo, vabbè sì, allora questi 3 volt sono uguali a una costante, scusate, l'ho rimposto meglio. Ma noi sappiamo sostanzialmente, abbiamo questa legge qui, e stavolta però abbiamo il risultato da questo lato, quindi sappiamo che 3 volt è uguale a meno il nostro coefficiente 0,3 per la derivata dell'intensità rispetto al tempo. Quindi l'unica informazione che abbiamo dividendo 3 per 0,3 è la derivata dell'intensità rispetto al tempo. Non possiamo ovviamente sapere l'intensità, che quindi vabbè, 3 diviso 0,3 fa 10. Quindi la nostra intensità sarà uguale a una costante meno 10 per il tempo. O più 10, a seconda ovviamente io non ho detto se ho i 3 volt in più qui o qui. Questo ovviamente la tensione deve essere tale però da opporsi agli aumenti di intensità e da favorire diminuzioni di intensità, quindi regolatevi sul verso di scorrimento per decidere il verso. Ora uno può chiedersi, ma se io qui ho un circuito, metto la batteria, qui la differenza di tensione dovrebbe essere quella della batteria, e, che so, 10 volt facciamo. E qui c'è meno L di I su di T, allora quant'è, che cosa passa qui? Allora, il problema è che un circuito come questo non ha molto senso, non ha molto senso perché questo adesso fisicamente, questo non è più un simbolo circuitale ma un oggetto vero, una bobina, ha
questo oggetto qui, dal punto di vista del simbolo circuitale, si indica così, cioè la bobina più la resistenza. Le due caratteristiche coesistono nello stesso oggetto fisico. Quindi è una certa caduta di potenziale V, che la chiamo V legata all'induttanza qui, e una certa caduta di potenziale V legata alla resistenza. Attraverso questa bobina fisica mi cade la somma di questi due potenziali, perché i due effetti sono sincroni, in realtà sono simultanei. Però circuitalmente li rappresento così. Posso rappresentarli in questa maniera? Sì, perché la stessa corrente che passa attraverso la bobina induttanza passa attraverso la bobina resistenza. Questo è un cavo che ha la caratteristica di esercitare autoinduttanza e anche di esercitare resistenza. Però la stessa corrente passa attraverso sia l'induttanza sia la resistenza. Se io li mettessi così, no, avrei che una parte della corrente passa attraverso la resistenza e una parte attraverso l'induttanza. Questo non è correttamente quello che fisicamente avviene qui. Quindi se uno vi dice che ai capi di una bobina di induttanza la differenza di potenziale sono tre, ai capi di, su un circuito la differenza di potenziale è questa, questo significa che questa è una caduta di potenziale dovuta a questa relazione meno l'autoinduttanza per la derivata di intensità rispetto al tempo. Chiaro che siccome questo è un filo, una resistenza, ci sarà anche una caduta di potenziale legata al fatto che qui c'è una resistenza e non so adesso quanti volt siano, n volt, potrebbe essere molto intensa, perché se questa come induttanza è bassa, qui sono 10 volt, 10 volt devono cadere tutti da questo punto a questo, quindi effettivamente la resistenza di questo, quindi io rappresenterò il mio circuito più in maniera più appropriata così, quello che succederà è che i 10 volt cadono soprattutto qui, cadono più che qui, che significa sempre nello stesso dispositivo, nella stessa bobina, però questa non è appropriata perché mi indica un circuito senza privo di resistenza, questo non ha senso. Qui dentro quanta ce n'ho di energia associata al campo magnetico? Allora, questo è un affare che ha un diametro di 20 cm, una lunghezza di 2 metri, 100 spire. Allora, dunque, intanto prima cosa potrei applicare la formula per il campo magnetico all'interno del solenoide, probabilmente non me la ricordo però. Certo che però ci sono alcuni dettagli sul calcolo del solenoide che probabilmente mi ricordo. Allora, diciamo che se questo è il nostro solenoide, queste sono le spire in sezione. Probabilmente mi ricordo che il campo magnetico è tutto confinato all'interno ed è trascurabile quello fuori e posso considerarlo come se fosse lo stesso dappertutto. Probabilmente questo me lo ricordo. Allora io posso prendere un circuito stile Ampere che copre tutto il solenoide, quindi ho la lunghezza intera del solenoide, la circuitazione di B scalare di L su questo circuito e deve essere uguale al modulo di B qua dentro per L. Però per la legge di Ampere è anche uguale a mu0 per l'intensità che passa all'interno del rettangolo. Intensità è tanta perché qui ci sono nell'intensità solo sul singolo punto di intersezione del rettangolo, ma su tutti che sono 100, quindi I per 100. Adesso non abbiamo detto quant'è l'intensità, facciamo che siano 2 Ampere, uguale mu0 per 2 per 100 spire. E adesso questo qui, però se voglio avere B lo devo dividere per L, quindi B uguale a mu0 per 200 diviso L, che abbiamo detto è 2 metri, quindi 100 mu0. Questo è il valore del campo B.
Adesso possiamo sfruttare la formula per la densità di energia del campo B, un mezzo B quadro diviso mu 0, e quindi qui, siccome questo è, quindi abbiamo un mezzo mu 0 quadro per 10 alla quarta diviso mu 0 uguale un mezzo mu 0 10 alla quarta. Questa è una densità di energia elettromagnetica, quindi essendo una densità di energia dovrebbe essere joule al metro cubo. E a me serve l'energia totale associata a questo affare, quindi devo moltiplicare, quindi questa la chiamo ρ, ρ del campo B. L'energia totale associata al campo B, adesso capisco che sembra un campo elettrico, l'energia totale associata al campo B è uguale alla densità di energia moltiplicata per il volume. E vabbè, questo è il volume di un cilindro, quindi pi greco raggio al quadrato. Ricordate che il raggio è la metà del diametro, quindi sono 10 cm al quadrato, per L che è la lunghezza del mio solenoide. Quindi vabbè, a questo punto bastava moltiplicare e fine. Questo 2 adesso ricomparirà e si risemplificherà col 2 che c'è qui. Se ho calcolato, se di quella roba lì volessi calcolare di questa bobina, diciamo una bobina di 10 spire, 10 centimetri, beh, 10 centimetri, 10 spire, facciamo 100, dai. E di nuovo adesso abbiamo un centimetro il raggio. Se volessi calcolare l'induttanza di questa, come faccio? Bene, posso ricordarmi che il flusso di campo magnetico è sempre proporzionale all'intensità e sostanzialmente la legge di proporzionalità è questa. Come ci arrivo? Perché io ho che la legge di Faraday mi dice che la tensione è uguale a meno la derivata del flusso rispetto al tempo. E però la definizione del coefficiente di autoinduttanza mi dice che è uguale a meno L di I su di T. Quindi praticamente se le due derivate rispetto al tempo devono essere uguali, probabilmente anche quello che sto derivando deve essere uguale, non c'è un obbligo, nel senso che ovviamente l'intensità può avere un termine costante, ma qui non mi interessa chiaramente, quindi qui si intende quell'intensità concatenata che si suppone stia variando col tempo. Allora, quindi vabbè, da questo ottengo φ uguale a L per I, e adesso quindi il mio flusso è uguale al campo magnetico che ho calcolato alla pagina prima e che è uguale a, era uguale a mu 0 I per il numero delle spire diviso la lunghezza. Quindi il flusso è uguale a mu 0 I per il numero delle spire diviso la lunghezza, da moltiplicare però per la superficie, quindi per pi greco, perché voglio il flusso, quindi moltiplicarlo per la superficie attraversata del solenoide, che è pi greco per il raggio al quadrato per il numero delle spire, perché sta superficie la sto attraversando, il mio flusso sta superficie la sta attraversando n volte.